arrivati da Mixed Zone, siamo nelle post partita di Bologna-Juventus. È chiaro che il 3-3 arrivato in quel modo ha un po' limitato l'euforia che fino al 3-0, ma anche fino al 3-1 aveva in qualche modo caratterizzato la serata, perché il Bologna aveva regalato grande calcio, grandi emozioni, bellissimi gol, la doppietta di Calafiori, insomma ci sembrava proprio un clima da grande festa. La festa c'è comunque stata, perché la Champions rimane un traguardo bellissimo e storico. La pioggia non ha aiutato, diciamo, il tipo di festa che voleva essere in campo, perché ci era previsto il giro in tutti i settori, è stato fatto, ma chiaramente, ribadiamo, con quella pioggia battente anche le luci, i fuochi hanno un po' limitato la serata. Ma rimane il traguardo bellissimo del Bologna. Arriva purtroppo il 3-3 proprio negli ultimi minuti della Juventus. Abbiamo visto un po' di immagini dal Dall'Ara, continueremo magari a proporvi un po' di filmati di quello che è accaduto nell'immediato post gara, subito dopo il fischio. Ma adesso siamo in attesa anche delle conferenze stampa, perché vogliamo sentire le parole di Motta e capire, insomma, in questo post partita anche che cosa è accaduto in quei minuti finali, come lo ha vissuto il Bologna questo diciamo recupero della Juve proprio nei minuti finali. Con noi in studio sempre Lionello Massimelli, Enrico Cavalieri, Marco Salicini, Jack Bonora e l'avvocato Francesco Cardi, in attesa, come dicevamo, dei collegamenti dallo stadio, perché oltre a Manfredi, che abbiamo sentito fino adesso con Pepe Anaclerio in presa diretta, ci sono anche Luca Pinkerle e Rita Mandini, sguinzagliati per cercare di portarci anche un po' di chiacchiere. Rimane il punto massimo che è la Champions, il Bologna mantiene anche il terzo posto, perché col pareggio rimangono invariati anche certo. I dati, però insomma peccato per quella rimonta della Juve, vero? Ha un po' tolto quel sorriso da 32 denti, è diventato a 25. Ci ha tolto il ciliegione sulla torta, Lucumi ci ha tolto il ciliegione. Peccato. Perché tu dici che è nato tutto da quell'errore lì? Sì, assolutamente. Come sbagli con queste squadre, tu la paghi. Non c'è. E se durava ancora 5 minuti, Bologna perdeva questa partita. Sensazioni da uomo di campo, anche per te Enrico è quella la chiave? Assolutamente sì. Abbiamo ridato ossigeno a un moribondo, e questo ha fatto sì che dopo l'episodio dell'autogol sulla punizione, che ci sta, nel calcio si stanno queste cose, e loro si sono attaccati subito, perché anche loro sanno che queste cose succedono, e purtroppo tutto questo poi lascia un amaro in bocca. Però guardiamo poi la prestazione fantastica che ha fatto il Bologna questa certo. sera, fino all'80esimo, al 75esimo, dove la Juve è stata umiliata. Non è pervenuta a Bologna, e infatti 6 gol li ha fatti il Bologna, non i 3 della Juve li abbiamo fatti noi. E niente, è stata umiliata sul piano tecnico, dal punto di vista anche etico direi, perché non hanno fatto una bella figura i giocatori della Juventus col loro atteggiamento durante la partita. Diciamo che insomma, l'etica Juve stasera non si è vista, ammesso che esista, perché secondo me è una trentina d'anni che non c'è più lo stile Juve. Quindi questo è una prestazione che rimane, è chiaro che l'amaro in bocca rimane, ma rimane per poco tempo, perché poi rimane sì per poco tempo, perché poi dopo prevale il campionato meraviglioso certo. che il Bologna ha fatto. Quello è un altro piano, certamente. La festa era per il campionato, esatto, però noi siamo anche nell'immediato post partita. No, nell'immediato questa è la lettura di quello che è successo. L'amaro in bocca rimane, capisco benissimo Marco e la sua amarezza, però insomma il calcio è anche questo, insomma. Godiamoci tutta la meraviglia del Bologna. Assolutamente, questo non toglie niente al campionato, certo. Però noi siamo adesso nell'immediato certo. post gara, quindi non è solo una serata di... è una pugnalata. Anche perché qui penso vero, già cosa Marco. Avrebbe detto il CIV, che dei 70 minuti di bel calcio, no. cosa rimane? Negli almanacchi rimangono i risultati, rimane quello, il 3-3 di Bologna-Juventus, non il senso di come è arrivato no, il 3-3, no. o no? No, è vero. Marco, è un no, po'... Certo.
Guarda, cioè, a prescindere stasera se perdevamo 4-0, la festa c'era comunque, abbiamo festeggiato domenica, festeggeremo mercoledì, saranno diapositive, momenti che ricorderemo per sempre, no? Poi io spero di viverne tanti altri, però per quelli che sono stati i trascorsi, sicuramente queste storie, perché comunque è una preview, è un inedito, è la prima volta che ci vai, perché chiaramente l'episodio con l'Anderlecht, anche per la storia della monetina, insomma, è veramente datato e svanito. E come dici tu, per stare sulla partita di stasera, guarda, siamo riusciti alla penultima gara contro la Juventus a vedere 70 minuti di una delle migliori prestazioni del Bologna, no? Era difficile perché ne abbiamo viste così tante belle che avevamo messo le ali, 3-0 contro la Juventus. E purtroppo la mia memoria, insomma, da tifoso detto i lavori, mi ricorda che contro la Juve in particolare non è finita finché non è finita, perché abbiamo assistito a ingiustizie sportive che sono andate in tribunale con Calciopoli, l'arbitro Pieri, io ricordo, gol di Zalageta, ricordo colpo di testa di Camoranesi nei minuti di recupero, ricordo rigore di Krasic e via andare, no? Ne ricordiamo tantissimi, ne ricordiamo troppi, e quindi oltre alla parte sportiva la Juve ha questo dato di fatto che penso che a livello mondiale sia ineguagliabile per il numero di gol che segna nei minuti di recupero in zona Cesarini, non solo contro di noi, però che contro di noi ne ha fatti, quindi ahimè anche stasera la testimonianza che non c'è da star tranquilli, quindi appunto a prescindere dal fatto che è una festa meravigliosa, perché Manfredi e Pepe ci hanno trasmesso il loro entusiasmo, abbiamo avuto il modo, no, di vedere, quindi ve la dico, colori, scenografie, coreografie, felicità dei giocatori, ma quella ci sarebbe stata giustamente a prescindere, purtroppo ecco una discreta sassata, perché abbiamo messo le ali all'inizio della trasmissione, diceva Pepe, sarebbe stato il ciliegione sul tortone, il problema è che noi lo avevamo già in bocca. Avevamo già mangiato la prima fetta. Esatto, eravamo lì che stavamo masticando e mi è toccata poi rigurgitarla fuori, e contro la Juve il dispiacere di non aver poi ingerito tutta la torta è un po' doppio, ecco. Sì, è vero, perché tra l'altro tutti abbiamo iniziato a festeggiare, anche noi in studio già facevamo i paragoni, l'ultimo 3-0 era 25 anni fa, però va detto che ci sono ruoli diversi, cioè noi ci possiamo rilassare, i tifosi si possono rilassare, la squadra è un'altra cosa, sì. Perché loro hanno un altro ruolo, insomma, in questo momento. Tra l'altro, scusate, arrivo anche da Jack e dall'avvocato, ma credo ci sia Calafiori in Mix Zone. Luca, ci senti? No, si è tolto l'auricolare. Ci senti, Luca Pinkerle, che sei collegato dalla Mix Zone? Sì. Vai. Sì. Sì, sì, sì. Un paio di minuti avremo Riccardo Calafiori, che adesso sta facendo interviste con le altre emittenti e le altre televisioni nazionali. È bello fradicio per la festa, però tra poco arriverà da noi. Luca, ci dici un attimo anche te l'atmosfera, se il 3-3 ha gelato un po', perché lo dicevamo in studio, no? Ci sono due piani, la festa chiaramente era per la qualificazione in Champions, che è un traguardo meraviglioso che continueremo a ribadire e a festeggiare, però noi adesso andiamo in onda subito dopo la fine della partita e quindi c'è anche la cronaca presente, no? Che va trattata. Ecco, quel 3-3 arrivato così ha un po' rovinato tutto, hai visto facce, umori, raccontaci. Quelle dei giocatori forse no, perché sono quelli che se la sono goduta di più in campo, con la festa, hanno visto cose che probabilmente nella loro carriera non avevano neanche visto mai. Sugli spalti sì, perché questo grande, enorme rammarico di non essere riusciti a battere la Juve, le ultime 42 partite su 43 il Bologna non era mai riuscito a vincerle contro la Juventus, parliamo di un'enormità, l'ultima vittoria era stata nel 2011 con la doppietta di Di Vaio, quindi le cose cambiano assolutamente, però è una festa che è stata, diciamo, rovinata a metà, ecco, perché sugli spalti c'è stato questo enorme dispiacere per 70 minuti, mi permetto, un Bologna stratosferico, forse il miglior Bologna di sempre, poi una grande lezione di vita, non soltanto una partita di calcio, questo forse rimane di più. I tifosi commossi sugli spalti ne ho visti tantissimo, anche giornalisti, lo posso ammettere tranquillamente, che hanno pianto, perché la festa Champions del Bologna è stata da lacrime, assolutamente, e diciamo che i giocatori sono stati bravi a far scordare per un attimo quello che è stato il risultato sul campo, perché comunque un 3-3 contro la Juventus, il Bologna ha segnato 3 gol contro la Juventus, ma questa cosa è passata in secondo piano. È il bello dello sport, Sabrina.
Torno allora in studio, arriviamo appena c'è Calafiori da te, chiaramente vogliamo sentire le parole di quello che è stato comunque uno dei grandi protagonisti, anche perché lui è uscito sul 3-0, no? Sì. Mi sembra, neanche sì, sul 3-1, cioè 3-0. Finché è stato in campo Calafiori era ancora una partita stradominata dal Bologna. Jack e Avvocato, mancate voi nel giro di commenti post gara. Che polli. Eh sì, perché se noi facciamo questa trasmissione mercoledì, siamo qua col bandierone tutti a vedere che girano col pullman per Bologna. Abbiamo appena finito di giocare, quindi la prima cosa che devo dire è che polli. C'è poco da raccontare. Noi vincevamo 3-0, dominavamo una partita, un Bologna entusiasmante. Abbiamo commesso degli errori imbarazzanti, perché attenzione, tra Lucumì e Beukema ho visto delle cose che non si possono guardare. E se non fosse che conosciamo questi professionisti e nella loro correttezza, rimarremmo veramente allibiti dalla modalità dell'errore, perché sono giocatori lontanissimi da queste esecuzioni errate. Siamo sconcertati, è un dispiacere, perché poteva essere una festa meravigliosa, viene parzialmente inficiata da questo risultato. Ricordo che un terzo posto rispetto a un quarto cambia di 2.200.000 euro, quindi poi non arrivano a me, per carità, però insomma, fino a prova contraria, buttare via queste cifre o rischiare di buttarle via commettendo degli errori del genere è gravissimo. Però il Bologna è ancora terzo, eh? Assolutamente, lo ricordiamo. Infatti ho detto rischiare di buttarle via, chiaro che se vincevi questa partita, giraci attorno finché vuoi, era fatta. Se tu avevi una schedina vincente, eri lì, dici vado Bologna-Juve, 1, quanto ho vinto? 2.200.000. Ok, oltre a fare 70 punti, oltre a essere felicissimo, oltre a non lasciare quell'amaro in bocca, perché è vero che lui ha citato i torti subiti, però al di là dei torti subiti, se poi ce li creiamo anche noi le problematiche, c'è qualcosa che non va. Ricordo che la Juve chiuderà in casa col Monza e il Bologna chiuderà a Genova col Genoa, per capire anche il calendario delle ultime partite. E poi c'è sempre l'Atalanta ancora, che ha due partite, Torino e Fiorentina, quindi ha ancora sei punti a disposizione contro i tre di Bologna e Juventus, però è ovviamente più indietro. Tutto quello che vogliamo, il dato di fatto, dobbiamo essere sinceri, che il Bologna da questa partita, il signor Gioi Saputo, probabilmente ha perso dei soldi, ok, perché non è che te li regalano all'angolo della strada, da padre Marelli non ho mai visto uno che ha dato 2.200.000, e aggiungo questo, è un dispiacere, perché questa poteva essere una festa meravigliosa, e credo che abbiamo sciupato un'occasione unica di godimento totale per la città nell'immediato. Questo te lo dico a lunedì sera, mi fai le stesse domande al mercoledì, dico, e chi se ne frega, siamo in Champions, che libidine, è stata una stagione meravigliosa. Certo, capisco il distinguo, cioè chiaramente la festa che è stata fatta in campo era per la Champions, è arrivata proprio dopo il fischio finale di una partita che ti ha visto nel finale, insomma, avere questo crollo che non ti immaginavi, non c'erano i presupposti fino a quel momento. È una festa di laurea dove hai balbettato dando la tesi, no? E questa è la verità. Allora, in attesa di Calafiori, che è sempre monitorato, e ovviamente di anche Motta, perché poi c'è anche la sala stampa che teniamo monitorata, lo faranno in regia, io non vedo la bassa frequenza, ma sono convinta che è questa? Perfetto, quindi quando c'è Motta andiamo da Motta. Volevi dire qualcosa, Luca? Perché se no finivo il giro in studio, dimmi tu. Aspetti allora solo un secondo, chiudo con l'avvocato e arrivo. 2-3 minuti. Ok, arriviamo subito da te, avvocato. Comincio dicendo che sono felicissimo per il campionato che ha fatto il Bologna, campionato veramente strepitoso, giocando un buon calcio e facendo crescere a dismisura il valore e il livello dei calciatori, e questa è la cosa che mi fa felice ed è la nota positiva di questa serata. Per il resto io sono vecchio, molto vecchio. Ne ho visti tutti i colori nel calcio italiano, e quando al 75esimo, dopo una partita dominata, ho visto le sostituzioni, mi sono chiesto se la partita sarebbe finita sul 3-0. Poi ho visto un errore di un giocatore che fino a quel momento era stato perfetto, poi un colpo di fortuna, bisogna dare atto su una punizione, e quella è stata una punizione fortunata, poi un altro errore. E la partita è finita 3-3. Ecco, io a questo punto qua, in vita mia, sono sempre stato contro i coiti interrotti, proprio non mi sono mai piaciuti. Anche agli altri. Sì, non ti sentire unico, te lo volevo dire. Essere unico. Sì, no, non so, anche altri amici che la pensa come te. Ti è chiaro?
Io questa sera mi sento in questa situazione, per cui è meglio... Scusa, andiamo da Saputo, esatto. Saputo... L'hai interrotto, vedi? Esatto, andiamo da Saputo... È meglio no, che non parli della non partita. Andiamo da Saputo perché sono immagini che ci ha mandato Rita, non siamo live, giusto? Ok, no, anch'io mi sono fatta prendere. Pensavo fosse... Per finire sul discorso... era anche un modo per interromperlo. Finiamolo lì. Discorso, la regia meglio, mi è venuta in soccorso, basta, no, abbiamo capito. Dire, è meglio che non parli della partita di questa sera. Basta. Direi che ci siamo fermati al momento precisare, giusto. Lo volevo precisare. Torno da Luca Pinkerle, che so che mi darà soddisfazioni rispetto all'avvocato. Luca... Cosa succede? Ti ho sentito parlare, sì, io vorrei cambiare discorso, dai. Bravo. Diciamo. Però c'è Calafiori qua dietro che tra poco arriverà da noi, un po' di facce e un po' di sorrisi ci sono, te lo posso assicurare, Motta, i giocatori sono contenti. Nel caso registriamo Calafiori, sentiamo Motta. Vi lascio andare allo studio allora. Funziona? Sì. Ciao Tiago, prima ti ho sentito dire delirante pensare che all'ultima giornata... eri a pari punti, anzi davanti alla Juventus, perché in questo momento siete davanti. Sei d'accordo o no? Sì. Decisamente sì, non se lo aspettava nessuno, credo nemmeno la Madonna di San Luca, non credo. Però avete fatto una grande stagione e vado un attimo alla partita, 70 minuti alla grande. E poi il calcio è bello anche per questo, ma cosa è successo? Insomma, dal primo errore sul primo gol della Juve, poi insomma avete perso un po' le linee, però questo ovviamente non cancella quello che avete fatto in 37 partite, grazie. Non cancella, non rovina, mai, tutto quello fatto fino ad oggi, anche oggi, una grande festa, andare in vantaggio così 3-0, una partita dove abbiamo giocato... i primi 30 minuti secondo me molto bene, poi si è equilibrata un po' di più la partita, loro è una buonissima squadra, hanno vinto la Coppa Italia contro un grande Atalanta a questo momento, hanno dei giocatori che alla fine per qualità tecnica, fisica possono fare la differenza, però a prescindere dal risultato che sicuramente non è quello che volevamo noi, sono soddisfatto, sono contento, felicissimo da quello che un'altra volta hanno fatto questi ragazzi dentro al campo e li voglio ancora più bene dopo la partita di oggi. Chi c'è? Posso? Prego. Salve mister, Odenino dalla Stampa. Volevo chiederle cosa si è detto con Montero in quello lunghissimo e bellissimo abbraccio sotto la pioggia dopo la partita. A molte è sembrato anche quasi un passaggio di consegne. Grazie. Con Paolo ho un'estima che è difficile da spiegare perché ci siamo incontrati nel corso, ci conoscevamo veramente poco, però da subito cose... che succedono con delle persone, secondo me, che hanno dei valori, penso che oggi importanti, e mi sono trovato subito bene. Io me lo ricordo come giocatore che ammiravo tantissimo, che ho giocato incontro quando ero un po' più giovane di lui. E dopo poco ci siamo rincontrati così, mi sono trovato veramente subito bene, sembrava che lo conoscevo da tanto tempo, una persona per bene, fantastica, una persona seria e posso dire che lo stimo e lo voglio veramente come un amico e non, ho pochi amici. Non solo nel calcio, sono nella vita, ma lui è una persona che si può avere da amico, perché se hai bisogno può contare su di lui, non ho nessun dubbio, e lui sa che con me è la stessa cosa. Gli voglio bene e gli auguro tutto il meglio possibile, perché al di là di un grande professionista è una grande persona. Mister, complimenti, veramente. Gliela provo a buttare così. Può essere un'ottima lezione per l'anno prossimo, per quello che comunque Bologna non deve fare nella gestione della partita, cioè 70 minuti fantastici, perfetti,
e non pensare mai che la partita sia finita lì. Beh, abbiamo durante la stagione andato forte sempre, e sì, ma non solo per noi, penso che per tutti oggi deve andare al massimo sempre, e anche andando al massimo ti puoi trovare delle situazioni nel campo che può cambiare una partita, un episodio che può cambiare una partita, una squadra avversaria di questo livello con una giocata individuale possa cambiare la partita, ma non solo per noi, penso che oggi nel calcio dobbiamo andare sempre a alto ritmo, a grande intensità, lo abbiamo dimostrato durante tutta questa stagione che siamo capaci, e veramente sono orgoglioso di essere allenatore, di poter allenare questi ragazzi, sono soddisfatto, sono felice. È vero che oggi volevamo vincere, però non mi rovina niente, sono ancora più contento perché vedo anche la faccia loro, sono arrabbiati di non aver vinto la partita, e questo mi piace perché sicuramente loro andranno a casa, avranno questo momento di non essere veramente soddisfatto o se no non essere arrabbiato per il risultato, per questo è la cosa che abbiamo bisogno per andare in avanti ed affrontare la prossima partita, senza questo non si gioca, e sono soddisfatto perché questi ragazzi hanno fame e vogliono vincere sempre. C'è altro, ragazzi? Sì. Ciao Tiago, immaginavo che fossi dispiaciuto per i ragazzi, cioè perché i ragazzi li abbiamo visti, poi hanno esultato, ma alla fine la festa, però erano un po' arrabbiatini. Allora c'è motivo, giustamente, sembrava che noi aveste ancora più voglia della Juve di arrivare al terzo posto, c'è motivo per andare a Genova a vedere Genoa-Bologna, perché Bologna cercherà e vorrà questo terzo posto, oppure no? E poi un'altra cosa è che mi è arrivata dai tifosi, dice, ma una volta ce lo fai vedere un allenamento, apri le porte quest'anno, fino insomma, almeno ormai è finito il campionato, dai. No, almeno guarda, alla fine di questa stagione, almeno una volta, non guarda, alla fine a tu, no, non so cosa farai, no. Se io fossi uno così, direi vabbè, vediamo, no? Però mi piace mettermi in problemi, perché so che dopo andai a fare una polemica, però lo faccio lo stesso. Io mi ricordo un'intervista che ha fatto Bielsa una volta, che l'hanno chiesto la stessa cosa di aprire il campo di allenamento, no? E la risposta è bellissima, perché guarda, ti vedo già, non sono tutti così, però tu vuoi andare al campo per vedere l'allenamento, sai per cosa? Non per vedere come si allenano i ragazzi, non per vedere come si gioca, vuoi vedere se uno magari fa una cosa, vuoi fare una polemica, sicuro, no, vuoi fare una polemica, e poi ti dico un'altra cosa, aumentare questa cosa che non è vera, che sono noioso, perché se mi guardi nell'allenamento direi veramente questo, allora è veramente noioso. Posso dirti questo, se tu però per dirti la cosa che secondo me tu, magari altri sì, perché vogliono capire perché la squadra gioca, perché la squadra chi gioca, perché uno gioca, perché uno non gioca, ma secondo me te, secondo me vai a fare polemica. Allora ti rispondo una cosa. Allora no, ma magari non si apre per gli altri perché tu vuoi fare polemica. Ma no, ma io non vengo a vedere la mia mente, ho già visto. No, per me. Ti giuro che l'hai presa male adesso, No, come l'ho preso io quando mi ha chiamato noioso. Tornando da Roma con dei tifosi, diceva tutto bellissimo così, però dice una volta i tifosi, io li ho già visti, guarda, da Olivieri in giù e in su, un po' di meno. No, i tifosi rossoblù, no. No, per quello. Non per me, non per me. Non l'altra, per te. L'altra cosa ti dico, non se per tu, te. L'altra cosa ti dico, se continui a dire che non sei noioso, potresti diventare noioso. Vero, okay. Hai ragione. Ok, dai. È l'ultima volta. Sai che sono delle gag per scherzare. L'ultima, poi andiamo, ragazzi. Gliela devo fare perché lei ha citato Bielsa, che è uno dei miei idoli, quindi non posso, non resisto. Anche per me. Allora Bielsa che è un uomo incredibile del calcio, no? Ha costruito storie, ha innovato,
sicuramente portato anche una filosofia particolare, ma non ha adesso il desiderio, dopo aver visto anche Bologna oggi in campo, non le viene il desiderio di dire fin dove riesce a spingersi? Non mi viene il desiderio? Di vedere fin dove riesce a spingersi con questa squadra. Non ha la voglia matta di dire l'anno prossimo questi che cosa sanno fare? La prima cosa, non mi permetterò mai di paragonarmi a un allenatore come lui, perché ha fatto per me, anche se magari non ha vinto quello che poteva vincere, ha fatto delle cose straordinarie nel calcio e nel modo che l'ha fatto. Non lo conosco personalmente, ma è un allenatore, è una persona che stimo tantissimo, ripeto, non solo per quello che ha fatto, sino da come lo ha fatto. E il futuro lo parlerò internamente con il presidente, poi lo comunicheremo insieme. Riesco a capire la domanda, riesco a capire, però oggi sinceramente non è il momento di parlare di questo, è il momento di continuare questa festa meritata, perché la stagione è lunghissima e questi ragazzi hanno fatto giorno dopo giorno un lavoro, un grandissimo lavoro per poter arrivare a questo momento e dare questa felicità a una città che aveva bisogno, che stava aspettando e che ho avuto il privilegio fino ad oggi di partecipare su questo viaggio che abbiamo fatto fino ad oggi, e spero finirlo bene questa stagione a Genova, e poi il futuro insieme al presidente lo discuteremo e lo comunicheremo insieme. Manca poco, sono in pochi giorni e lo faremo, però ti ringrazio. Grazie. Poche ore, pochi giorni. Com'è? Anche ore? Avanti ancora molto, poche ore. Quindi prendiamo mercoledì. Queste dunque le parole di Thiago Motta. Credo che abbia già parlato Calafiori, ma lo recuperiamo perché in contemporanea sono arrivati Calafiori al microfono di Luca Pinkerle. C'è? Andiamo. Siamo con Riccardo Calafiori, che ha un record molto speciale perché sei il primo calciatore di questa Serie A che ha segnato con i fuochi d'artificio in campo. È stato un inizio incredibile, lo cercavi da tanto questo gol, ne sono arrivati addirittura due. Sì, l'atmosfera, come hai detto tu, bellissima. Sono contentissimo di aver segnato, soprattutto oggi. Poteva andare leggermente meglio se avessimo vinto la partita. Assolutamente, ho cercato da tantissimo e ne sono arrivati due bellissime, quindi contento, contentissimo. Cosa hai pensato sul secondo gol? Perché ti ho visto andare sotto la curva a fare il gesto del cucchiaio. Un ragazzo, immagino, cresciuto anche con l'immagine di Totti. Ti sei sentito un po' Totti in quel momento? No, Totti non lo so, non ci ho pensato, non facciamo questi paragoni, però mi è venuto spontaneo perché veramente col destro così, penso non mi è mai successo, però sono quelle cose che ti vengono sul momento dove non pensi e c'è proprio l'istinto che fa tutto lui, quindi non me l'aspettavo, diciamo. Perché una partita di calcio è stata anche un po' una lezione di vita, perché appena sei uscito hai visto la squadra anche prendere tre gol. Lo sport è anche questo, ti insegna che forse non bisogna mai mollare. Come l'hai vissuta un po' uscendo e vedere la tua squadra subire tre gol dopo che sembrava già festa fatta? No, mi è dispiaciuto abbastanza comunque, perché finire con una vittoria appunto era decisamente meglio. Però penso a un tifoso neutrale, penso sia stata una partita bellissima da vedere, e questo è comunque il calcio. A volte sei ad un svantaggio e poi riesci a pareggiare, a rimontare, a volte ti rimontano. Non so cosa sia successo sinceramente, però non dico che ci può stare, ma comunque la stagione rimane stupenda. Oggi ti faccio fare un salto indietro. Tu arrivi da Basilea quest'estate e ti trovi, avresti mai pensato di festeggiare la festa Champions contro la Juve dopo essere andato 3-0 con un tuo gol in pallonetto? Ecco, le tue prospettive future non ti poni limiti adesso? No, assolutamente, ma non mi sono mai posti e non mi sono mai accontentato, anche nei momenti difficili comunque avevo sempre grosse ambizioni. Poi ovviamente non mi potevo immaginare questo finale di stagione, però cioè, quello che dico è che lavoro e lavoriamo sempre per questo, per il massimo che possiamo ottenere, e quest'anno l'abbiamo ottenuto, forse pure più del massimo. L'ultimo e poi ci salutiamo, penso alla stagione così intensa che avete vissuto, c'è una persona che ti è stata vicina, qualcosa che ti porti dentro in particolare dall'insegnamento di una stagione che credo ti abbia fatto arrivare nella mappa del calcio? No, assolutamente, tutti i compagni, un gruppo veramente fantastico, non c'è una testa calda, tra virgolette, nessuno si lamenta, anche chi gioca di meno, questo penso sia stato il segreto, la squadra insieme a tutti i tifosi, lo staff, presidenza,
cioè, eravamo una cosa sola e si è visto. Grazie Ricky. Grazie. Ciao, in bocca al lupo. Andiamo a sentire una risposta di Montero, che è arrivato adesso in sala stampa. Di modulo, cioè, cosa è riuscito a trasmettere questa squadra che nel finale invece ha fatto tutto l'opposto dell'inizio? Grazie. Guarda, come dicevo prima ai tuoi colleghi, per me l'analisi è molto semplice. E di più quando te hai vissuto queste partite qua, vi ti spiego, per me dopo una partita così importante come mercoledì, che era un obiettivo che si era fissato questa squadra all'inizio dell'anno, c'è un calo mentale che può capitare e nel buon senso della parola lo dico, e ti trovi purtroppo con uno dei peggiori avversari del momento. Claro, è naturale quello, capita, e capita, ci è capitato a tutti e capiterà. Lo più importante è dopo come hanno reagito loro con l'orgoglio che hanno reagito, e è come le parlavo a Federico Chiesa durante la partita, è un episodio che ti cambia e per fortuna è cambiato, però lo che è successo per me ha capitato a tante squadre importanti come in questo momento la Juventus, e sinceramente no, non ho niente da dire. L'unico che dico è che le faccio complimenti al Bologna, all'allenatore, a Thiago, che è un grande uomo, ha dimostrato oggi perché è arrivato alla Champions, in che modo è arrivato, soprattutto per come gioca. E bueno, le auguro una buona carriera a Thiago, che ha il suo futuro nelle sue mani. Si sente che sono ferranese? Posso anche, dai, faccio una cosa. Grazie. 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 Posso chiedere una cosa? Sì. Questi cori anche per Joy Saputo, che avete visto andare verso la macchina. Insomma, abbiamo sentito le parole di tutti, e mancano le pagelle di Jack, ma per le pagelle di Jack ancora un po' di suspense, perché abbiamo l'ultimo break pubblicitario e poi ci salutiamo con le pagelle di Jack Bonore e poi sentiamo anche da casa gli umori della serata. Restate con noi. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Trio Carbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Trio Carbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. Abitare oggi, in collaborazione con Confabitare. Eccoci qui nello studio che ormai conoscete bene di Abitare Oggi, la trasmissione dedicata al mondo della casa. Tanti gli argomenti trattati finora, ma altrettanti i temi che verranno approfonditi nelle prossime puntate, dal rogito al bonus finanziario, ai valori immobiliari, alla sicurezza nelle case. Appuntamento dunque tutti i giovedì alle 21, non mancate. Questo programma è offerto da Abitel, Banca di Bologna, CRIF, AFEP, Edilcraft. Colesterolo? Kilocal Colesterolo ama il tuo cuore e la tua linea. Kilocal, una compressa al giorno per l'equilibrio del colesterolo e del peso. Kilocal Colesterolo, da Pulpharma in farmacia. Carenzia, il sud dell'Austria. Kilocal ama la tua vita. Kilocal preso dopo i pasti aiuta a controllare il peso, favorisce il metabolismo di grassi e zuccheri. Kilocal, oggi anche drenante e depurante, in farmacia. Rijeka, Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia.
Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022. In Africa, milioni di persone non hanno accesso alle cure oculistiche, non possono lavorare, non riescono a studiare. AMOA, Associazione Medici Oculisti per l'Africa, opera ormai da 30 anni per garantire a tutti il diritto alla vista. Offriamo cure oculistiche gratuite a chi ne ha bisogno, oggi con un progetto anche in Italia. La vista è un diritto, non un privilegio. Con il tuo 5 per 1000 ad AMOA, aiuti a dare la vista a chi ne ha bisogno. È semplice, è gratis. Infortunistica Tossani. Dal 1952 assistiamo vittime di sinistri stradali, infortuni sul lavoro, mala sanità, senza anticipi e senza costi in caso di mancato risarcimento. Oggi siamo presenti in tutta Italia. Infortunistica Tossani. Dal 1952, la storia del risarcimento. Stanco? Stressata? MG K-Vis Ricarica Plus, il tonico energetico senza zuccheri. MG K-Vis Ricarica Plus, fai vis di energia. Nuovamente in diretta, allora direi che abbiamo visto tutto, perché abbiamo visto la festa, abbiamo sentito Motta, abbiamo sentito una battuta di Montero, abbiamo sentito Calafiori, abbiamo visto il presidente uscire con i cori dei tifosi, l'umore da casa e le pagelle di Jack. Sì, l'umore da casa si spezza in due, allora onestamente dopo la partita insomma i messaggi viravano un po' sulla delusione insomma di stasera, con no, un po' di ironia anche chiaramente sulle voci di Motta, che ti puoi immaginare, no? Immaginiamo, abbiamo evitato volutamente di farle anche in studio. Esattamente, quindi diciamo che martellavano un po' su questi due frangenti, quindi la delusione dopo questo grande, dopo insomma aver visto la festa invece insomma, no, c'è la constatazione sul trionfo della stagione, sui momenti, anche su chi ha ripercorso, no, degli episodi di quest'anno, ecco. Quindi diciamo che c'è una metà e metà, soprattutto dopo aver visto la festa i tifosi si sono un po' calmati, no? E rianimati, gioire, ricordando esatto. Tutte le cose belle di questa stagione. E allora, ricordando che mercoledì noi saremo in diretta dalle 18.30 in poi, proprio per seguire la festa che comincerà intorno alle 19.30 dallo stadio, ma noi saremo già in onda con Sport Today alle 18.30, quindi saremo già collegati con il Dallara, vedremo quello che succede, anzi ne approfitto, così saluto Luca Pinkerle, perché mercoledì seguiremo il Pullman dallo stadio per tutto il percorso, fino in Piazza Maggiore, saremo in diretta fino alla fine della festa, cercheremo di raccontarvi tutto quello che accadrà, e quindi nel ricordare questo, Luca, vengo da te, così ci salutiamo. Sì, assolutamente, sarà ancora un'altra volta una festa, cioè da festeggiare, forse i tifosi del Bologna non sono tanto abituati, anche perché questo rammarico finale ha un po' spento gli entusiasmi sugli spalti, ma poi c'è stata una grande festa, è stato molto emozionante e lo sarà anche perché non soltanto dentro lo stadio, ma mercoledì seguiremo in diretta l'evento di una Bologna che si abbraccerà finalmente, perché con questo pullman scoperto, sperando ovviamente che il tempo sia clemente, ci sarà questo tour anche un po' per celebrare una stagione incredibile, a tanto così dal record, perché nel caso in cui il Bologna vincesse contro il Genoa farebbe il record di punti di sempre in Serie A, anche meglio della stagione 63-64, quella dello scudetto. Quindi c'è ancora qualcosina da giocare, non sarà un'amichevole certamente quella di venerdì sera, anche se mercoledì partiranno i festeggiamenti, che già sono partiti oggi, ovviamente come al solito più scatenato Riccardo Orsolini, ma non serviva che ve lo dicessimo noi. Intanto si stanno dileguando tutte le persone qui in zona mista, quindi direi, Sabrina, che siamo arrivati ai saluti e ci vediamo alla prossima festa a questo punto. Esatto, appuntamento mercoledì alle 18.30 con l'inizio di Sport Today, poi andremo avanti a oltranza, per cui insomma state con noi per vivervi tutti insieme la festa di mercoledì. Grazie a Luca Pinkerle, grazie Luca.
Buona serata. Approfitto così, ringrazio anche Manfredi Campione, che credo dopo la sala stampa abbia già lasciato lo stadio. Ringrazio Rita Mandini, che ci ha comunque fornito un sacco di immagini, il suo lavoro è sempre preziosissimo dietro le quinte. Le pagelle di Jack per la conclusione della puntata, vai. Eccoci qua, ci siamo. Il Bologna è della bilancia, 3 ottobre 1909, e aveva gli astri a favore, ma il tir contro cui è andato a sbattere non lo sapeva. Il suicidio perfetto, perché di suicidio si parla, non di omicidio. I rossoblù fanno tutto da soli, dal sogno all'incubo, dal paradiso all'inferno. Alla fine ci dimenticheremo del folle pareggio subito e ci ricorderemo solo della Champions, vero però, scusatemi la franchezza, che polli. C'è un fenomeno che si chiama Calafiori, un fuoriclasse, punto e basta. Un 19enne che serve assist e segna, che si chiama Castro, e qualcuno che commette errori gravissimi e si chiamano Lucumi e Beukema. Poi c'è un allenatore che si chiama Motta, che non so se andrà alla Juve, ma permette alla Juve di rientrare in partita pensando troppo presto che sia finita. Poi è chiaro, resterà sempre il mister che ci ha fatto vivere questa magia. Ci pensi bene a cambiare panchina? Non sempre va bene, come a me quando portai la mia ragazza da un gruppo di scambisti e mi diedero un iPhone 13. L'altro allenatore è baciato dalla fortuna, poteva esordire con un imbarazzante 0-3 e lo fa con un eroico 3-3. E dire che Montero non ci aveva capito nulla, come una mia amica quando ha ricevuto un messaggio su Instagram: Moro, 35 anni, di Rovigo, 23 centimetri, e lei ha detto che non era disponibile a uscire con un nano. Si festeggia comunque in casa Bologna, anche se poteva essere champagne ed è stato prosecco. Abbiamo commesso un grave errore, peccato davvero, come quella volta che mi ubriacai fradicio a una festa e diedi un cazzotto al festeggiato. Può succedere, dite voi? Lo so, ma era un battesimo. Vabbè, tu sei inimitabile, è inimitabile il nostro Jack. Va bene, va bene. L'avvocato si è scompisciato, gli hai già fatto dimenticare anche il 3-3. Era tanto arrabbiato, gli bastava sentire le tue pagelle. Ecco, è già rifiorito il nostro avvocato. A posto, a posto. È il mio lato godurioso. Immagino. Vabbè, insomma, ragazzi, allora, ci lasciamo con un mezzo sorriso per il 3-3, ma con un grande sorriso per la bellissima stagione, ricordando che mercoledì saremo in diretta, venerdì saremo di nuovo qua per Solo Calcio, io sarò a Genova, voi sarete qui, sarà l'ultima puntata di Solo Calcio, ma vi dico già che abbiamo in programma solo Champions per la prossima stagione, quindi gli appuntamenti raddoppiano, oltre a Solo Calcio che seguirà il campionato ci sarà anche Solo Champions, che ovviamente andrà in onda nelle serate in cui il Bologna sarà impegnato, la squadra è riconfermata in toto, ovviamente c'è anche il nostro Pepe che oggi era allo stadio, che farà sempre stadio studio, quindi nella nostra grande famiglia siamo sempre tutti insieme, ma poi i saluti finali li farà Rita, perché venerdì ci sarà lei qui a condurre insieme a tutti voi l'ultima puntata della stagione. Quindi noi non cambiamo formazione, ok? Voi avete voci di mercato, avete tentazioni, avete... O siete saldi l'avvocato qua. Che può, diciamo, fare il mercato. Non lo so ancora come mai. Ecco, infatti volevo arrivare a quello. Dovete parlare con il presidente, dirmi qualcosa la prossima settimana, o come Calafiori che ha detto del prossimo anno non so ancora niente, o potete già essere un po' più... No, assolutamente. Tu pensa che fortuna che avranno i nostri telespettatori, che potranno godere delle battute dell'avvocato anche durante la settimana, oltre che nel weekend. Lascia un po' di suspense, avvocato, se no vanno via tutti gli ascoltatori. Gli altri parlano con il presidente, io parlo con Padre Eterno ogni tanto, perché qui, scusa, vista la cosa, finché ci siamo bene, ci siamo giocati contro nel dire che è riconfermato l'avvocato, abbiamo perso degli spettatori, no, ma l'estate è lunga, magari ce lo portano via, no, magari se lo litigano un sacco di radio, di televisioni, esatto. L'avvocato lo teniamo qui ancorato alla cassetta della frutta, ma noi lo abbiamo legato alla sedia come saputo con Motta, noi ti abbiamo legato, non c'è bisogno. Va bene, dai ragazzi, grazie all'avvocato Cardi, grazie a Jack Bonora, grazie a Marco Salicini, grazie a Enrico Cavalieri, grazie a Lonello Massimelli, grazie davvero tanto anche a Tiziani Lardi, a Gabriele Vincis in regia, a Marco Serra che oggi era allo stadio e ci ha fornito un sacco di belle immagini, grazie a voi per la pazienza che avete nel seguirci. Solo Calcio torna venerdì, ma vi ricordo la diretta di mercoledì alle 18.30 per seguire la festa del Bologna. Grazie a tutti e buonanotte. Questo programma è stato offerto da... Sixten Sistemi per tenuta, guarnizioni per oleodinamica e pneumatica,
una realtà internazionale presente a Bologna dal 1990. Casa di cura Gruppioni. Diagnostica, interventi chirurgici, percorsi riabilitativi personalizzati. Ogni paziente si sentirà il centro del proprio percorso di cura. Per la tua casa da sogno, Roveri Costruzioni. 10 anni di garanzia sui lavori. www.roverycostruzioni.com. Porrettana Gomme. Cambio pneumatici con le attrezzature più innovative. Officina auto e moto multimarca. Centro revisione auto e moto. Porrettana Gomme. Pneumatici e assistenza. Infortunistica Tossani. Dal 1952 assistiamo vittime di sinistri stradali, infortuni sul lavoro, mala sanità, senza anticipi e senza costi in caso di mancato risarcimento. Oggi siamo presenti in tutta Italia. Infortunistica Tossani. Dal 1952, la storia del risarcimento. Masi Ristrutturazioni, dal 2011, attivi sul territorio bolognese. Specializzati in ristrutturazioni di pregio per privati e attività commerciali, grazie a un team formato da operai e artigiani esperti e con l'ausilio di moderne attrezzature. Masi Ristrutturazioni, soluzioni innovative, qualità italiana.